Buongiorno a tutti, è mezzogiorno e un quarto, io ho preparato il mio pranzo, niente, il primo giorno di dieta di ieri devo dire che non è stato pesante, non ho accusato la fame, anzi arrivavo decisamente ai pasti senza appetito. Il problema è stato la sera, verso le 10 mi è venuto un leggero languorino e ho poi mangiato mezzo vasetto di yogurt, greco senza grassi. Non mi sono messa a rifarvi il video, del centrifugato e della colazione perché tanto è sempre lo stesso. Oggi invece per pranzo, come sempre, ho le mie solite pastigliette che vedete nel primo video, però ho fatto del riso bollito, poi agli ultimi minuti di cottura ci ho aggiunto 200 g di fagiolini e poi nel piatto ho aggiunto un cucchiaio di parmigiano e 2 cucchiaini di olio. Camomilla invece che tè verde con Nut che passeggia che sta cercando di rubarmi il riso, e questo è il mio pranzo di oggi. Per quanto riguarda l'allenamento, tristissimo. Ieri poi l'ho fatto per la seconda volta e oggi ho male in ogni dove, penso anche alla punta dei capelli. Non è un male insopportabile, è un male tollerabilissimo. Però, giusto perché sono masochista, oggi faremo gli esercizi a corpo libero e penso che li farò di nuovo a circuito e poi andremo a camminare. Inizialmente credo una mezz'oretta, se riusciamo faremo anche un'ora, ma il mio obiettivo è di riuscirci almeno per mezz'ora perché sono un po' dolorante e non vorrei neanche esagerare troppo. E poi ci vediamo per la cena. Buon appetito a tutti! Eccoci di nuovo qua, abbiamo finito adesso di fare la doccia, io mi sono messa il pigiama antistupro, ho preparato la cena, a merenda ho mangiato una banana e anche una barretta perché avevo una fame del diavolo, tanto poi sapevo che andavo a camminare, quindi ne ho approfittato, in più avanzavo ancora 350 calorie dal menù e quindi me le sono tenute buone per gli attacchi di fame. Il menù oggi prevede fettina di pollo cotta al vapore da 100 grammi, una boscaiola da 80 grammi fatta sciogliere al microonde e insalata di peperoni, cipolla e finocchio. Come sempre, prima di mangiare prendo le carnitine e dopo mangiato prenderò il cla. E niente, questo è quanto. Ho già preparato anche la centrifuga per domani. E che altro dirvi? Buon appetito a noi e buona serata a tutti. Ciao ciao!